Amici di Dotbox Energy, volita, ben ritrovati qui con voi Sebastiano Manuzzi per assistere a questo attesissimo match prima di campionato 2017-2018. Xain, ragazzi, sempre tenere presente. Da una parte, alla mia sinistra, i buoni vecchi Sigma contro i Delta. Contro i Delta. Ancora una volta lo scontro che tutti attendavamo. Capitan Chelsea contro Capitan Cree, con delle front line però ben diverse quest'anno. Ad impreziosire il motore di Delta, un Berting grande spolvero e un De Santis, il pirata voglioso di sangue. E dall'altra parte, freschi fratelli Mengarelli pronti allo scontro, alla bagarre. Tre palloni per i Delta, subito Harry che va all'eliminazione su un Cree un po' disattento. Harry e Chelsea, la solita connessione proficua, la botta secca di Harry. Matteo che gestisce la situazione, recupera il pallone. Doro Testi, girano a Mengarelli. Arriva la botta di Matteo, qui non si sta passando il pallone, si vede che devono giocarsela in maniera diversa. Giustamente sappiamo che il dottore è imprevedibile, vediamo come gestirà il pallone. Botta secca di De Santis che cerca e non trova la Nicole. Ancora il dottore non corregge la tattica, va ancora allo scontro, aspetta forse un tiro da fermo di Eric che non arriva. Il dottore ancora, grande pressione, la botta su Eric che difende. Pallone che va di là e qui Harry di solito è uno squalo in queste occasioni. Squalo di Gue Pequeño. Palla che rimane sulla linea. La linea non fa campo, lo sanno tutti. Ancora Filo e Matteo a gestire il gioco. Matteo, finta di entrambi, arriva la botta del dottore. Stanno tirando con poca foga, senza rincorsa. Mentre invece cercano di tirare ad alta percentuale i Delta, che sono addirittura tre palloni per far valere le loro ragioni. Harry, vogliono tirare su Marte, lo cercano ma non lo trovano. Ancora Harry un tiro in solo. Palla che finalmente viene girata di là con i dovuti modi alla nostra. Arriva la botta di Harry che colpisce Matteo. Per il momento una partita molto solida e ben giocata da questi Delta, che sono partiti con le idee chiare. Finta di Chelsea che vuole entrare su Filo. Filo indeciso al tiro, alla fine arriva e colpisce la Margot. Schiva il tiro di Chelsea. Buona l'intensità di questa prima fase di gara, anche se dal campo Sigma manca una continuità da parte di tutti gli elementi della squadra. Ma sappiamo che anche Marchino qui è pronto a svegliarsi, a scatenare la belva che è in lui. Palla ancora una volta al dottore. Arriva la botta di Dessa. Bellissimo, tra l'altro, il giro di braccio, una cosa meravigliosa. Il giro spalla di Dessa, me lo sono accorto da poco. Guarda, sac! Arriva il dottore, cerca di entrare su Dessa, la presa al volo sicura, guarda proprio il pirata senza sudare. Guarda tutte le speranze affidate alla possanza della Nicole e alla botta secca di Marco Mengarelli, che infatti colpisce Harry, ma non aveva le lancetti. La palla girata dentro, la Margot, Chelsea, Dessa, la botta è tripla, è un po' confusa, questa poteva essere un'ottima occasione. Ancora Marco Mengarelli, qui non manca molto, sì, sembra proprio il mantra, manca decisamente poco. Arriva la botta di Dessa! Sul tallone! Tallone da killer. E quindi... siamo pronti al secondo set. Per il momento 2-0 per dei Delta, che hanno dimostrato sicuramente una gran grinta. Tutte le palle recuperate, Harry vorrebbe sganciare ma non va. Viene chiamato in tiro, arriva il tiro triplo su Cree, che purtroppo qui non ci poteva fare granché. Per il momento la sua gara si è composta di 5 secondi. Ci vorrebbe almeno una presa al volo per farlo stare in campo un pochettino di più. Arriva la botta possente di Harry che cerca Matteo, però piuttosto attento. Ancora una volta Matteo e Filo a cercare l'errore in fase passiva di Harry, che però è sempre molto attento, non vuole perdere il terzo pallone. Buona la schivata della Debora, palla girata di nuovo al dottore. Il dottore è sempre lui a sinistra, si prende l'incombenza di chiamare i bersagli. Arriva la botta di Matteo, che non ha ancora trovato continuità. La Nicole si prende la faticaccia, passa ancora una volta Matteo. Sempre il dynamic duo all'assalto, la botta da lontano di Matteo. E qui finalmente
fa gioco ai Sigma, finalmente i Delta che vanno all'attacco. Buono ci sta a controllare la situazione, sappiamo che è uno dei top in Italia nei 3 metri. Non ha paura di niente sto ragazzo. Botta possente di Matteo. Ancora Henry che risponde colpo su colpo, senza però trovare l'eliminazione. Palla che passa alla grinta del pirata. Arriva la botta che finalmente scova la Margot impreparata, rigandole il petto. Henry e Dessa. Botta del solo Dessa che non mi sembra abbia un gran gancio oggi. Mi sembra un po' fiacco forse. Mi metti in ansia. Arriva la botta possente di Filo che non trova Dessa. Ancora guerriglia nei 3 metri. Henry fuori ritmo, però trova Matteo nello stesso punto del precedente set. Sappiamo che Matteo è un po' un diesel, è un po' lento a carburare, ma quando capisce, secondo me già al prossimo set aggiusterà le sue contromisure su Henry. Arriva la botta di Marco, stavolta Henry attento a differenza del set precedente. Siamo 4 contro 2. Il dottore è Mengagei nel posto. La connessione, l'assalto frontale. Chelsea come toglie le mani appena in tempo. Due palle da parte Delta. Arrivano Henry e Chelsea insieme. Non vanno. Ancora Henry, sempre grande pressione. Però nessuna sbavatura per il momento. Davvero una bella gestione del terzo pallone. Arriva la botta di Dessa, non va. Abbiamo un dottore un po' in affanno. Questa volta la finta! Oh! Il dottore! Dove si è incastrato quel pallone? Le ginocchiere del dottore con vita propria! Il tiro fuori rito! Arriva subito Henry che cerca Cree. Non lo trova. No, la palla. Si è difeso bene. Ah no, si è difeso prima. Okay. Giuro. Palla presa da Marco. Pallone girato da Cree. E il tempo sì, che finisce, regalandoci questi ultimi sussulti. 4-0 per i nostri Sigma. Delta, pardon. Sono partiti. Due palle per i Delta. La terza che accorre insieme ad Henry. La botta tripla, molto confusa. Ognuno sul suo. Un po' alla vecchia, veramente hardcore. Addirittura Marco preso. Incredibile. L'aiuto tecnico. Finta di Chris. Sfida possente. Alla fine arrivano due tiri. Botta di Chris fuori ritmo. Peccato perché avevano tre palle, potevano far valere la loro potenza di fuoco. Passaggio avvenuto con dinamiche piuttosto strane, però alla fine il pallone è rimasto nella parte Delta. Botta di Chelsea fuori ritmo, Nicole piuttosto agile sulle punte oggi. Ancora Chelsea Henry, la botta dell'ispanico, il dottore che schiva. Per quanto è piccolo il piede di Red, per quanto abbia già fermato due palloni, Henry fuori ritmo dal fondo. Nicola non riesce a tenere. E qui gestione abbastanza affannosa del pallone che si trova su tracce interne per il momento. Viene riaffidato le possenti mani di Cree sul lato. Arriva la botta di Cree. Dessa però si porta il dottore con lui all'inferno. Ancora 4 contro 3, quindi più 1 per i Delta. Sigma in costante affanno dall'inizio della partita. Devo ritrovare un attimo di brillantezza. Ecco, qui ad esempio ci butteremo due lights. Cree e Matte, la botta di Matte che mi sembra che stia trovando più confidenza col tiro. Palla girata di là con un Cree ancora un po' impreparato. Alla fine arriva la botta sulla Nicole che era appena entrata. Cesi cecchino. Senza apparentemente forzare, mi sembrano molto in controllo i Delta, davvero un bel approccio da parte loro. Arriva la botta possente con Bobos e l'ispanico che non si fermano. Vogliono evidentemente giocarsela un po' aggressivi. Harry viene colpito, tiro da fermo di Cree, davvero possente. Forse Grizzly ha trovato il modo di ferire con le sue zampone. Arriva la botta possente, tiro doppio che non trova il bersaglio. Anche qui con i secondi secondo me manca poco. Arriva la botta di Cree, la Margi che schiva. Cioè si non ha nessuna fretta di accelerare il gioco. Ok,
6, tiro di Matte, abbastanza fuori ritmo, giusto per avere la possibilità di provarla un'ultima volta. Pensa a te, difesa di Cri all'ultimo studio di Cesi, giusto per il pubblico. Cesi, Cri, serie di finte, si fronteggiano, non si prendono. Cri spaccata, tre palloni, gli tirano anche le scarpe e arriva il presone di Matte, che ci sta proprio, sconvolge la partita al momento giusto. Manca niente, la botta di Cesi, tiro doppio, non va niente, tutti i palloni che tornano di là, tre cannoni pronti, arrivano a sgomitare, non vanno, non c'è tempo. 4-2 per i Deltici. Ci siamo, l'alba del quarto set. Henry che ancora cerca Cri nel solito modo. Cri riesce però a schivare le cortesie di Henry. Chiama l'azione d'attacco, si vede un Cri decisamente più coinvolto nel gioco, la botta su Henry. E qui prosegue l'1 vs 1, partita nella partita tra Phobos e i Grizzly. Al momento Phobos sta conducendo però 2-3-1, ho perso il conto. Botta secca di Dessa, Nicola ancora una volta piuttosto agile. Il Doc con i tempi giusti, non la butta dentro per perdere un paio di secondi preziosi. Palla girata di là da Nicole, il pirata, Phobos, la botta secca di Phobos, e qui la Nicole fa una presa davvero utile alla causa. Arriva la botta doppia col tiro da fermo di Dessa, veramente insidioso, che poi corre no. Di brutta testa, accidenti. Decisamente qui il capitano doveva far valere il capitano di Delta doveva far valere le sue ragioni se voleva ribaltare questo game. Potremmo parlare forse di comeback iniziato da parte di questi Sigma, un po' timorosi all'inizio. Bottone di Cri che poi gira al dottore. Il dottore, Menga Senior, la botta su Chelsea. Era terra? Forse terra, ok. Botta doppia, sembrava preso. In ogni caso questo è preso c'era. Sicuramente. Il dottore arriva proprio un centimetro, un millimetro da terra a colpire Chelsea, classico tiro del dottore, la sua bisturata. Botta possente da Nicole insieme a Matte. Le bombe in buca però non producono effetti. La Deb e la Margot nell'angolo, nell'out di destra, nel loro bunker. La botta secca in seconda fila. Rischiosa questa, davvero rischiosa. Arrivano ancora file da Nicole. La doppia eliminazione in chiusura di game. Questa risposta fortissima da parte di Sigma. 7-4 pari. Quinto set, la bagarre continua. E qui ha fischiato prima che passasse 3 metri, non doveva fischiare ancora. E vabbè, il bello della diretta, come si suol dire. Questa volta proprio riparte con i tempi giusti. Henry riesce a prendere palla, lo trova, gli ritorna anche in mano, proprio culone. Queste partenze sono veramente letali. Questa nuova regola ha introdotto una variante davvero interessante. Tre palle che vengono sganciate contro i Menga Bros. Marco che controlla il gioco, arriva la stilettata su Dessa, veramente rovente. Qui veramente il gioco si è infiammato. Chelsea Henry, la connessione, la botta doppia, della doppia eliminazione. Chelsea un po' rosicando, esce in retromarcia con calma. Henry subito il cambio di passo, la Nicole veramente saltone fantastico. Si sono studiati allenamenti e la Nicole deve aver capito qualcosa. Arriva la ha capito qualcosa ma non abbastanza, Henry la spiega ancora. Phobos che gliela gira al pirata, il pirata, Phobos, connessione doppia, arriva la botta doppia sul dottore che salta. E il dottore che ha ancora le molle al posto dei talloni, nonostante il peso aumentato, la schiena che non regge, tutto quello che volete, ma il dottore è sempre il dottore, lo sappiamo. Arriva la botta del dottore che cerca la caviglia, ma il pallone si alza e Matte, no fear, Matte is here, arriva il bottone su Dessa, ancora Henry che cerca la forzatura del gioco, il dottore che lo trova e lo pesca, 2-2. Arriva la botta doppia, la margine a Deb, il gancione della Deb, mamma mia, se la letale su quello stinco, poteva veramente succedere un patatrack. La palla girata dentro, 2-2. La margine a Deb per nulla intimorite, guarda proprio la mimica della margine, lo vedi, proprio la sicurezza. Il dottore un po' stanco, decide di rallentare il gioco, convinto forse dei mezzi suoi e del possente Matte.
Arriva la botta singola di Matte, filo corta, si poteva essere pulita. Comunque, nel dubbio è andata bene. Il dottore ancora cerca il tiro da fermo, arriva la botta doppia. Non si può provare niente però di questa roba. Palla girata Matte. La situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, però arriva la botta doppia, infatti la Margot viene colpita, rimane soltanto la Deb. Palloni girati là, sappiamo che la Deb in questa situazione è una clutchness incredibile. Arriva la botta in gancione della Deb, che poi si mette giù e occupa, non lo so, un centimetro quadrato di spazio, una cosa del genere. Sarei morto se avessi visto il pressing della Deb su filo, e invece non l'ho visto. Arriva la botta doppia, la Deb sa che le occasioni non mancheranno. Pallone è girato in maniera ruvida, quasi quasi fallosa, potremmo dire. Il dottore, Menga Senior, arriva la botta doppia con Menga che proprio is beam lì, proprio nel collo. Sorpasso, comeback, inaspettatissimo, 6-4, silenziosamente Sigma si porta in vantaggio. Ci siamo, probabile penultimo set. Pallone duramente conteso tra Phobos e il nostro Grizzly. Tre palle per i Delta. Arriva la botta tripla, non vanno su Matte. Subito lo scatto di Cree che vuole arrivare al tiro. Sanno dove? Lo sapranno? Decisamente lo sanno. Harry colpito ed eliminato. Non aveva sentito la scarpa, si vede. Un po' dubbioso, però l'eliminazione è abbastanza... Non l'ha sentita. Sì, è abbastanza... Si è sentita fino a qua. Cioè. Sì, era abbastanza netta. Palla all'ispanico che sa come gestirla. La botta tenuta dalla Margot in campo Delta. Passaggio scontato. Palla passata ai Menga Bros, che sappiamo hanno un plus quando tirano insieme. Non hanno deciso di usarlo. Ancora i Grizzly e Menga S. La botta possente non va. Ancora un'altra botta singola. Azioni abbastanza monotematiche da parte dei Sigma, che vogliono sfruttare tutto il loro vantaggio continuando a bersagliare abbastanza randomicamente le difese Delta. Lo zio che la passa di là. Menga J, la botta condesa in bilico. Qui c'erano tre possibili palloni. Grande fortuna dalla parte Sigma. Tornano tutti quanti. Arriva la botta doppia e cercano Chelsea, che si brucia nella consueta schivata in accuccio. Ancora il dottore Cree, ancora cercano Chelsea, invece no, vanno su Desa, cambiano in pirata, bersaglio succulento, però con tre palle andranno sicuramente sullo zio. La botta tripla, Chelsea il taglio! Colpo di testa che restituisce un pallone, letteralmente in tutti i sensi, che restituisce un pallone comunque da parte Sigma. Botta doppia ancora una volta, Desi 360, la scagnata terribile. Marco Menganelli proprio si butta scomposto dalla paura. Ancora Cliff, tiro fuori ritmo di sola spalla, è andata abbastanza bene, neanche nullo. Botta secca del dottore, non va. Margot controlla la situazione eccellentemente, pallone girato con i tempi giusti ad Esa, che lo tiene anche lì, poi lo ripassa. Grande, grande confusione, palloni che comunque tornano. Matte, Cree con Dessa che intuisce il momento, capisce che il momento giusto arriva. Harry, la grande pressione selvaggia. L'errore di comunicazione tra Cree e il dottore. Marco però se la cava egregiamente come al solito. Cree da fermo, come piace a lui. Ora Cree e Marco, bottone di Cree di tutto di spalla, mamma mia, il movimento di Marco in pressione è veramente fantastico. Quel ragazzo sta crescendo troppo bene. Pallone girato a Cree e filo nelle parti più selvagge di gara ai due veterani, che comunque se la portano a casa così. 8-4, inaspettato dopo i primi due set, io sono basito. Ci siamo. Corsa al trotto di Cree, pallone girato a Harry, arriva la botta fuori ritmo su Desa, Cree proprio ballerino, filo che ormai schiva fuori, fantastico, inizio veramente brutale. Ok, la Nicole gira su Matte, che comunque ha giocato una solida partita per quanto mi riguarda, tiro di sola spalla, questo l'ha imparato da Cree sicuramente. Ottimo insegnante. Palla girata dentro. Ancora i Grizzly e Matte, la botta secca di Matte, la Margie che controlla bene la situazione.
Henry che cerca lo spot centrale. Vediamo cosa riuscirà a fare. Ah, preso. La margine eliminata, Red vede un'eliminazione che io non neanche per sbaglio l'avrei vista. No, è un complimento a Red, non sono un'offesa, io. Botte secca, arriva Mate da sola ancora una volta, quel tiro di sola spalla, lo riconosci dal piede puntato, veramente rubato da Kree in pieno. Ancora una volta il dottore, la Nicole, botta secca del dottore. Non va. Botta doppia, bellissimo il giro che gli dà Marte, ma non riesce a cogliere i piedi della Deborah. 4-3. Questo game potrebbe, questo set potrebbe essere la svolta dopo l'eliminazione di Kree appena avvenuta. Un redivivo ispanico che si ripresenta in grande spolvero per quest'ultimo set. Mamma mia, il dottore cosa stia schivato, ragazzi. Il dottore. Arriva la botta del solo d'essa, decisamente un po' spenti in quest'ultimo set. Ha avuto un po' di sfortuna, gli sembra mancato un centesimo per fare l'euro. Nel frattempo scene d'amore tra la Deborah e Chelsea. Kree dall'altra parte decisamente geloso. Pallone girato di là. Chelsea a gestire la situazione, l'ispanico, la botta secca, lo zio colpito. Combatte che molto sportivamente va a dare subito la mano. Bellissimo. Io ripeto, rimango basito. Sembrava un monologo Delta, sti Sigma sono risvegliati all'improvviso, no? Episodi che cambiano tutto.